ridosso del mare, sulla baia che confina tra il Golfo di Pozzuoli e il Canale di Procida, si staglia il faro di Capo Miseno. Situato alla punta estrema della penisola Flegrea, nel comune di Bacoli, il faro è importante punto di riferimento per i naviganti sulla rotta verso le isole del Golfo di Napoli. È uno dei 147 fari gestiti dalla Direzione Fari e Segnalamenti dell'Alto Comando Logistico della Marina Militare Italiana. Il faro di Capo Miseno fa parte di una delle 13 reggenze dipendenti dal Comando Zona Fari Napoli. Attualmente ci troviamo a circa 80 metri sul livello del mare, in un punto preciso che dista 8 miglia nautiche dall'isola di Procida, 8 miglia da Napoli e 8 miglia dall'isola di Capri. Comandante, come sono cambiati i fari nel corso del tempo? Ma ovviamente con il progresso tecnologico anche il servizio fari si ammoderna e si evolve. Ultimamente stiamo intraprendendo un processo di ammodernamento proprio di tutto il sistema faro. La lanterna avrà lampadine più performanti, a basso consumo, batterie più efficienti, più a lunga durata, e stesso stiamo sostituendo piano piano i quadri elettrici che, grazie a una SIM card normale del telefono, riescono a comunicarci in caso di avarie, eventuali problematiche, e darci la possibilità di intervenire nel minor tempo possibile. Il faro di Capo Miseno fu costruito agli inizi del XIX secolo, ma nel 1943, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, fu completamente distrutto dai bombardamenti per poi essere ricostruito solamente 5 anni dopo, nel 1948. Da qui si gode una vista spettacolare. A poca distanza le isole di Procida e Ischia, l'intero golfo, l'isola di Capri, il Vesuvio e la penisola sorrentina. Un luogo magico custodito dal suo guardiano del faro. Il lavoro del fanalista, praticamente noi siamo qui e dobbiamo controllare il segnalamento che funzioni, ci dobbiamo attenere a delle regole che ci dà il comando zona fari e praticamente mantenere in efficienza tutta la struttura, quindi come parte elettrica, parte idraulica, come muratura, praticamente dobbiamo fare un po' di tutto. E ci dobbiamo interessare che praticamente la notte il faro funzioni, perché diciamo la cosa importante dei fari è quella là proprio di dare la direzione. Ogni faro ha dunque un'anima, ce ne sono di simili ma mai uguali. Sono fasci di luce che illuminano il mare e che annunciano la vicinanza di un porto sicuro.